Insieme in te che azzutte, ascoltarim une storiute, conti giù se mosti di, ogni di si fa scusi, tut pri miel do frantullan, lo sta piedi di papà, lo sta la lontan, lontan, sta fer chiacchia la mamma, tut pri miel do frantullan, lo sta piedi di papà, lo sta la lontan, lontan. Daria, ven fur, che è primavera e non sta sempre si arade lì dentro. Ven talaiar un po', che hai di contatti tanti robis. Tu has reson, tu has reson, orivi. Hola. Mandi, Lucia. Ah, che ti sei? Sei tu ca... mi arrivi parda or. Sì, oh, ieri in chiesa. Conti, mi c'è di contarmi. Oh, hai di contatti di come che la semenciute e gli esude dalla tiare le prime volte e incontrare la viarte? Contimi allora. Dai, Anin, c'è un pues che ti porta tanti robi maravigliosi. Une biele valise con tune storie che ti farà in su mia. Beh, non, allora scominci. Anin. Fasi un giù. Io din so se sbogni di chiatta la af. Ta che es disin? In 10 secondi. Se so pronta, Cirille, via! Levavi socchiatade? Bravs! Daria, prima di sentire la storia, a voi fate provare una roba, siate voi. Sint, i campanelli dali fadis che ti portano via duci pensier scurs. Ecco, no, Anin, Anin, con la storia della semenciute. Semenciute. E iere une volte, une semence, tutte si erade in tal scur, che dormive so di une coltre blance e dure. So de coltre e sentive ogni tant il vint sibilà. Chansons lungis che arrivavin di tieris lontanis. E la semence si tornava indurmidì come un frutto in tal bombas e dormive e ronceave e dormive e ronceave e dormive ronceave per tant tant timp. Fintre mai che un edì, il vin del nord le ha salutate disint. Maman, si vi udin un altri an. E
mie? E ha scominciato a sentì ghiti, pardut? Come se qualche dulle scussias. Forse erin che rumor sfuars e che il tic-tac che al bagnave tutte la tiere e le faceva diventà mole e foffe. Tic-tac, tic-tac, tic-tic-tac, tic-tic-tac, tic-tac, 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 tic. Io ci ghiti-ghiti! E si sentiva cresi ippidus! Ioi ceghiti! Li smanutis! Ioi ceghiti! Un ciaf! Tut si muoveve! Ippidus alavin sempre più sotto! E li smanutis asgarfavin ad alt. Grattes giave, tutte foffe la tiere. E plui che lave ad alt, lui che sentive un biel, biel cialt. Ioi ce biel. Grattes giave, tutte foffe la tiere. Avril, al rit e dopo al vai. All'uldicche, dal mese di avril, prime alle sorelli e poi dopo di bot al pluv. Primevere, l'arbolut. Lis rosis. A plank, cence mai fermasi, clamade di une fuarce misteriose che faceva movi dut, parsore e sottiere, la semence, vistude di verdulin e iere jessude del soiet d'invier, par cognossi la maravè dal mont. Un vin gentil al chantave l'iser insieme coi uccellus e li sas e fasevin un concert in un cil grande celest. E un re generos e duzal al passonave in ca in là, all'iere fuart, lui fuar di ogni robe, che la semence e ves cognosut. Il soreli, al scialdave e al faseve l'usor, adut e aduc, cence sparagnasi. Quanche soreli alleve a dormì, in cil e jesseve la lune, par non lassà il monte in tal scur, come sottiere. Vie paldi, qualche volte, i soreli si platave da urdi trops di noi, che arrivavin
cun tune bande tio faceva un gran fracas. Scratch, bam, scratch, bam, folksetton svindoman. Scratch, bam, scratch, bam, folksetton svindoman. Spete, 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 a stupore de saete. Scratch, bam, scratch, bam, folksetton svindoman. Scratch, bam, scratch, bam, folksetton svindoman. Spete, 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 a stupore de saete. E allora Duc era in contens, perché che arrivava la ploie, e dove ti bevi a Duc? Non durava tanto e alternava sempre il soreli. E la semence? E cresceva. E cresceva. E era diventata una plantuta forte. E metteva fueis e ramacis. E si slungiava sempre più ad alt. Ci rendista più donge possibile dal soreli. Dopo un po' di tempo, de soie su dental mont, la plantuta insieme con le fueis de primavera e a metut un vestito a rosutis blancis. E li sas e iucelus a son vinius a ciatale e a complimentasi per so grande bielece. C'è biel che tu ses! Cip, 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 cip. C'è biel che tu ses! Cumo e ieri diventat un arbolut. Vuoi tal chianton a ogni frutto il soli brut. Usconti la storia dall'arbol felice. L'autore è Lucia di Juanis, la ospite di Vue. Te prime par de puntade usa ben contat, c'è mut che la semence è vignu de fur de tiere, a scuviergi la maravè dal mont, annunciant la vierte. Com'ha però, l'ignin denant cu la storia e scuviergin insieme, c'è cal succede. Disegni di Elena Chiandussi, musiche di Annalisa Masutti, grafiche di Cristian Niero, edizione Serling. Kesli Brut, dentri, ha anche un CD di poter ascoltare. La stat, i Miluz. Unedì, il sobiel vestita rosutis alle svolat vie, e sulle ramaci sa son comparidis de sbalutis piccininis che assumeavin rinchinuz che accresevin ogni di un ticchinin. Il soreli al diventave tanche un leon, sempre più fuart, e al dave splendore chialt ad ut il mont par tantis oris, cence stracassi mai. E quanche arrivave la gnot, la luna e gli stelis si movevin planchi in cil e allusivin cence fin, e il rusignul al chiantave poesie sparlor. Cip, 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 cip. L'arbolut aliere così contendi e si par di dutis che srobi straordinaris che al viodeve al sintive a tor, che se al vespo dut ve un non,
si sarà esclamata felice. Tutto il cambiava a Thor. Unedì non gli era mai compagni di che altre e par quest non gli era mai c'è stufassi. Il sorelli al someave un ticchinin più strac e all'ave a dormire più ad ore e simpli più spessi platave da urda in noi fracassons che apportava in ploe, lamps e tons. E cumò gli sbaluti spiccinini sull'arbolut felice si erin trasformati in miluc. Il miluc alle ros, alle dolce, alle sugos. Frus, par voi la storia non le conti fin in son. Se volesse tornarlo a lei, domandatelo in biblioteche o cirilutes libraries. E cumò, volesse imparare qualche paraule in diversi slenghis. Par furlan, av, par talian, ape, par inglese, bi, par todesc, bine, par sloven, cebela. Se stu bon di fevela par furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su ne dediche, un pensier, une chanson, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filme di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333-72-02-814 oppure maman kayuttivustar.com. Vigli, sa sto c'è che mi è succeduto, vuoi? Vuoi, e gli è passate a tucate puarte de me chiasute l'usie di Uanis. Mi ha contato la storia di un semenciutte che, dopo gli essi stade si erade sottiere par dut lumbier, e gli è venuto fur dal soiet par cognossi la maravè dal mont, annunciant la vierte, venga stai, la primavera. Lucie di Uanis mi ha contato queste storie con tante delicatezze in tune maniere, un evore originale. Egli è bravo nonne e ha lavorato tanti in ste squelis, fasin tanti laboratoris, costruin pipinos, piturant e ha anche condusut programmi spai frutin su radio onde furlane. E ha fatto cognossi arbui in diversi manieris e ha sempre crudut che dutis lis robis han un lor non par furlan e che par presealis ben bisogna cognossilis. Mi soi tan divertida, vigli. Cumò, o voi a fa di gene. Mamma, frus. E cumò, frus, clamai dongi ai vostri genitors che le al par lor. Qualchi picciul consei par crescius cum plui lenghis. Non ci sono problemi irreversibili. Il bilinguismo può provocare svantaggi temporanei, per esempio la grandezza del vocabolario è minore in ciascuna delle due lingue, oppure un bambino bilingue può cominciare a parlare un pochino più tardi del monolingue, ma in genere questi sono svantaggi temporanei che scompaiono col tempo. Insieme in te che azzutte, ascoltarimo un estoriute, con ti strusse musti di, ogni di si fa scusi, tut più niente gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, lontan, sta fer chiacchia la mamma, tut più niente gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, lontan.